Una scuola del futuro da realizzare tutti insieme che possa costruire le sue fondamenta su bellezza, efficacia e sicurezza. È l'obiettivo della Due Giorni organizzata dall'Associazione Nazionale Presidi al Museo Maxi di Roma. Un momento di riflessione e proposte intorno a due percorsi chiave: sicurezza e benessere e qualità dell'apprendimento. Settori dove, per Antonello Giannelli, presidente dell'ANP, serve un cambiamento deciso. All'apertura presente anche il sottosegretario all'istruzione Salvatore Giuliano. Sono partiti da Cassino, Velletri, Frascati e da tutta la provincia romana, con le idee confuse e i volti ancora assonnati. Sono i giovani che hanno invaso gli spazi espositivi della Fiera di Roma, dove si è svolto il Salone dello Studente Youth for Future, la più importante fiera dell'orientamento universitario. Circa 40.000 studenti alla manifestazione che hanno visitato gli stand espositivi delle università, frequentato workshop sull'orientamento e laboratori a ciclo continuo. Un calendario fitto di manifestazioni arricchito da dibattiti e conferenze con esperti per aiutare i ragazzi a scegliere la strada giusta per il loro futuro. Giorgio Minisini, campione di nuoto sincronizzato, ha incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Simonetta Salacone di Roma. L'iniziativa, voluta dalla preside Rosa Maria Lauricella, è nata con l'obiettivo di parlare ai bambini degli stereotipi di genere e combattere i pregiudizi a partire proprio dall'esperienza di uno dei pochi sportivi di sesso maschile che praticano questa disciplina. Liceo Flacco di Portici. Sabato il seminario organizzato dalla scuola e dalla rete dei licei classici. Genova nel cuore, premiati i vincitori del concorso a 3 mesi dal crollo del Ponte Morandi. Istituto Comprensivo Teglia di Genova, bagno di folla per il nuotatore paralimpico Francesco Bocciardo, per gli studenti esempio di coraggio e tenacia.